Le farmacie ormai in molti casi, anche in Toscana, non sono più quelle di una volta, offrono tanti servizi in più per il cittadino. Una legge toscana adesso disciplina tutto. La novità naturalmente rafforza il ruolo delle farmacie nell'assistenza territoriale. Il Consiglio, dopo lo che è in commissione, ha anche approvato i bilanci di Ente Acque Umbre Toscane, di Terre Toscane, ha approvato anche le nuove disposizioni sul Fondo regionale per la montagna. Torna anche quest'anno il premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, il bando è aperto fino al 12 novembre e presenta una novità di rilievo. C'è una sezione infatti dedicata alla sostenibilità sociale dei progetti d'impresa. La seduta del 16 ottobre si è aperta con il ricordo di Giacomo Maccheroni, che nella sua intensa attività politica e istituzionale ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Consiglio regionale a metà degli anni Ottanta. Farmacie dei servizi, adesso una legge votata nell'ultima seduta dal Consiglio regionale qui a Firenze a Palazzo del Pegaso, in qualche modo codifica, disciplina tutte le modalità di erogazione dei servizi aggiuntivi ai cittadini. Hanno votato a favore i gruppi di Partito Democratico Italia Viva, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Gruppo Misto Merito e Lealtà. Si è astenuto il Movimento 5 Stelle. Sono tre in sintesi i punti cardine di questa legge: l'indicazione delle tipologie dei servizi erogabili, le norme sugli spazi che possono essere utilizzati, la responsabilità del farmacista rispetto agli apparecchi per la diagnosi. Un quadro generale di queste novità ce lo fornisce il presidente stesso della commissione. Con questa norma anche in Toscana si apre a tutti i servizi che sono, da un punto di vista normativo e quindi dal punto di vista delle leggi oppure anche di accordi Stato-Regioni eccetera eccetera, tutti quelli che possono essere i servizi che possono essere erogati in farmacia potranno essere erogati anche in Toscana. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi, dicendo che devono essere spazi interni alla farmacia separati per garantire la privacy, oppure spazi anche esterni alla farmacia purché abbiano questi requisiti. Escludiamo soluzioni come gazebo o strutture precarie, salvo ovviamente situazioni di necessità, come è stato per il Covid, dove la regione, le aziende possono autorizzare, e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici, cercando di snellirli, abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari, con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Sorge spontaneo in qualcuno il possibile paragone con quella che è la funzione delle case di comunità, ma è davvero possibile farlo? La farmacia può essere sia privata che pubblica, ma potrebbe essere una risposta di questo genere qui, con la semplice differenza che di case di comunità in Toscana ne avremo 77, di farmacie tra pubbliche e private in Toscana ne abbiamo 1300, immaginatevi, chiaramente non tutte potranno diventare farmacie dei servizi, in alcuni casi non sarebbe nemmeno né opportuno né conveniente, ma se parte delle 1300 farmacie pubbliche o private diventassero una sorta di casa di comunità sul territorio, evidentemente noi avremmo una moltiplicazione importante dei luoghi dove vengono erogate le prestazioni e i servizi sanitari, che non farebbe altro che andare incontro ai cittadini, decongestionare gli ospedali, accorciare le liste d'attesa. Io penserei che è sbagliato dire che le farmacie sono case di comunità, e mi pare anche sbagliato metterle in contrapposizione, come alcune forze politiche fanno, cercando di dire che le farmacie devono sostituire le case di comunità. Le case di comunità sono l'architrave di tutti i servizi sul territorio e sono dove si integra la parte sociale, c'è l'assistente sociale, la parte sanitaria, la sanitaria territoriale, dove verrà fatta sempre più diagnostica. Le farmacie sono un elemento di integrazione della rete sanitaria sul territorio anche della nostra regione, che acquisisce una valenza particolarmente significativa nelle aree periferiche dove non ci sono strutture pubbliche. Il valore di queste farmacie dei servizi risulta appunto particolarmente utile nei territori periferici. Ascoltiamo altri commenti, sempre da maggioranza e opposizione. Ma la Regione Toscana si adegua a una normativa di carattere nazionale per offrire maggiori servizi in dei presidi come quelli farmaceutici presenti di fatto in ogni città toscana. È l'opportunità di erogare servizi aggiuntivi sul fatto, per esempio, delle prelievi del sangue, sulla parte diagnostica, su alcuni elementi che possono essere alleggerire il carico di alcuni cittadini nell'ambito dei plessi ospedalieri. Questo può essere fatto
anche in locali adiacenti alle attuali farmacie, è un investimento che non può essere obbligatorio per quanto riguarda le farmacie, è un auspicio di erogare servizi aggiuntivi, un'opportunità che la Regione Toscana consente sulla scia della considerazione oggettiva del fatto che le farmacie sono un presidio importante. Il voto è stato sicuramente positivo, poiché inevitabilmente non è possibile non votare a favore di un presidio che possa essere un luogo di incontro per tutte quelle problematiche sanitarie che abbiamo. L'unico dubbio che mi resta è quello di come armonizzarle con gli altri servizi che già eroghiamo oppure stiamo per erogare in base al PNRR, dove tanti soldi, forse fin troppi, sono stati destinati alla costruzione di mura senza prevedere chi saranno gli attori all'interno di queste mura. Si sono astenute le opposizioni e lo ha votato la maggioranza. Il bilancio di Ente Acque Umbria Toscana, non tutti sanno cosa faccia, lo spieghiamo allora in poche parole. Si occupa della gestione delle dighe di Montedoglio, Sovara, Chiascio, Calcione. Si fa carico di parte della progettazione ed esecuzione delle opere di accumulo, distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo. I lavori principali negli ultimi mesi sono stati proprio a Montedoglio e all'acquedotto di Chiusi. Approvato sempre a maggioranza anche il bilancio di Ente Terre Toscane. Due poli principali sono la tenuta di Alberese e quella di Suvignano, dove è nata anche la sala della legalità, perché quello è un bene confiscato alle mafie. Una delle questioni principali resta quella della carenza di personale. Sono state varate anche le nuove disposizioni sul Fondo regionale per la montagna. Anche i singoli comuni, finora esclusi, potranno attingere al Fondo regionale. Consentirà così alle amministrazioni di partecipare anche al bando che sta per uscire, che la Regione ha riservato allo spazzamento della neve dalle strade e in particolare all'acquisto di mezzi idonei. Tra le tante mozioni e interrogazioni proposte ne sottolineiamo una che riguarda gli specializzandi in medicina. Il ripristino dell'esame per il loro passaggio di ruolo provoca malumore. Anche la Toscana, secondo quanto emerso già in commissione, potrebbe muoversi insieme ad altre regioni per far sì che chi già opera nel servizio sanitario non debba sostenere l'esame, ma la decisione andrà presa eventualmente a Roma. Idealmente adesso torniamo a Bruxelles dopo la settimana europea delle regioni e delle città, a cui ha partecipato anche la Commissione per le politiche europee del Consiglio regionale, che certo qui a Palazzo del Pegaso e non solo in Toscana svolge un ruolo fondamentale per legare meglio questa dimensione a quella più ampia comunitaria. E adesso, dopo questi incontri, cosa farete? Come si svilupperà la vostra attività? Noi faremo un passaggio nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, perché vogliamo proporre una novità, la possibilità di costruire proprio una forma di collaborazione con gli europarlamentari toscani eletti a Bruxelles, e da lì poi torneremo in Commissione Europa per mettere anche in fila tutta una serie anche di temi e di questioni che vogliamo approfondire da qui sino alla fine della legislatura. E naturalmente porteremo avanti le iniziative che sono già state messe in cantiere. Tra queste mi piace ricordare il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli. Ha partecipato a Bruxelles anche il vicepresidente del Consiglio regionale, che è espressione dei gruppi di opposizione. Va detto che l'Europa è centrale e che dobbiamo cercare di dare il nostro contributo per renderla tale. Una vera Europa, un'Europa che si basi su una coesione autentica, che sia un'Europa in grado di dare risposte concrete a tutta una serie di questioni. Sapete il mio legame con il territorio, ho sempre cercato di mettere avanti rispetto ogni altra considerazione. E per questo, anche a seguito dell'incontro con gli europarlamentari Nardella, Torselli e Susanna Ceccardi,
e anche a seguito di tutta una serie di incontri con i funzionari abbiamo percepito che c'è un rischio, quella di una gestione eccessivamente centralizzata delle risorse da parte di Bruxelles. Un'altra commissione che sta lavorando molto in questo periodo è quella di inchiesta sull'alluvione del novembre scorso. La Presidente denuncia una difficoltà che sta incontrando. Allora, i lavori procedono, certamente procedono con fatica, lo dico chiaramente. Io ho fatto una richiesta di documenti da oltre un mese e mezzo a diversi uffici che ancora non mi sono arrivati. Soprattutto io insisto molto sul fatto di avere un quadro aggiornato su quello che è lo stato delle progettualità in Toscana, sugli interventi programmati, su quanto realizzato e anche e soprattutto quanto oggi è stato stanziato anche a livello nazionale per far fronte all'emergenza alluvione. Dati che secondo me sono essenziali. Quindi questo sicuramente è un motivo anche che mi spinge a insistere su alcune richieste, ma anche e soprattutto a voler approfondire. Ascoltiamo il commento del vicepresidente della stessa commissione, ancora Gazzetti, che è invece espressione del gruppo di maggioranza. Dal nostro punto di vista i lavori stanno procedendo bene, in maniera ordinata e soprattutto anche cercando di approfondire le questioni che erano state poste al centro del programma di lavoro. Per quanto riguarda la maggioranza, viene confermata la piena e totale disponibilità a approfondire ogni tema e ogni argomento, e più passa il tempo e più siamo convinti, come abbiamo detto sin da subito, che questa commissione possa servire davvero anche per sollecitare il governo a mantenere tutti gli impegni che ha assunto nei confronti della Toscana, che ancora purtroppo in larga parte risultano disattesi. Il tema è particolarmente importante ora che stiamo vivendo la stagione delle piogge, quindi del massimo rischio, e si avvicina anche l'anniversario del disastro del 2023. Era il 2 novembre. Le nostre immagini ci aiutano a ricordare quello che accadde. Sabato 12 ottobre nella sua città Pontedera si è celebrato il funerale di Giacomo Maccheroni, che ne fu sindaco e divenne esponente di spicco della politica locale e nazionale. Dall'83 all'87 ricoprì il ruolo di presidente del Consiglio regionale e allora viene ricordato anche qui con una cerimonia significativa. C'è un filo rosso che unisce il nostro impegno e penso che la memoria, il ricordo, le iniziative che sono state messe in campo da Giacomo Maccheroni come presidente dell'Assemblea legislativa meritasse un momento come questo, insieme al figlio Sandro, insieme alla comunità di Pontedera. Noi abbiamo di fronte a noi tante scelte complicate da fare, da portare avanti. Il presidente Maccheroni, anche nelle ultime volte abbiamo avuto modo di poter parlare insieme, mi ha sempre posto due questioni. La prima: cercate di fare in modo che ogni scelta, ogni legge che andate ad approvare sia frutto di ascolto, state tra la gente, uscite dal palazzo. E la seconda è l'impegno verso le giovani generazioni, la credibilità della politica, la necessità che le ragazze e i ragazzi si sentano protagonisti non solo del domani ma anche dell'oggi. C'era anche il presidente della Giunta Giani, mentre del comune di Pontedera era presente la vice sindaca. Giacomo Maccheroni in tutta la sua vita, anche fino agli ultimissimi momenti, appunto prima della sua scomparsa, ha vissuto le istituzioni, la politica con un grandissimo senso civico, non ci ha mai fatto mancare anche come comunità il suo contributo, la sua presenza, il suo supporto, dandoci, e qui oggi, come dire, è stato ricordato a più riprese, trasmettendoci quei valori della politica, come dire, reale, quella vicino ai cittadini. Il giornalista e saggista Michele Quirici ha raccolto in un libro l'esperienza politica e istituzionale di Maccheroni, molto ampia, articolata, diversificata, mentre il figlio Sandro ne ha tratteggiato alcune caratteristiche umane più personali. È un politico di razza, un politico della Prima Repubblica, che ha rappresentato per la città di cui è stato sindaco per 10 anni, per la regione di cui è stato presidente e per il Parlamento, una figura di riferimento veramente importante. Ha avuto un excursus politico importante, ma l'ha interpretato sempre con un piglio, con un carattere, con una decisione, ma anche dall'altro lato anche con un'innovazione, prendendo una serie di provvedimenti, avendo delle visioni
molto, molto, molto avanti rispetto ai tempi che viveva. Babbo ha iniziato a... Mio nonno aveva una falegnameria a Pontedera, facevano gli infissi, stringo il più possibile, e a 14-15 anni, dopo appunto le scuole medie, babbo fu invitato da suo padre e suo fratello e suo zio a iniziare l'attività in falegnameria, ma lui, come si dice a Pontedera, proprio non era buono, non riusciva, e qui, però parallelamente cominciò a frequentare tutte le sezioni del partito, tant'è che lo mandavano in giro con la lambretta già a 16-17 anni a portare, no, in giro i documenti per le varie sedi, e lì cominciò a prendere la passione e la voglia di ascoltare e di intervenire anche alle varie assemblee che c'erano. Infatti, come ha ricordato il Presidente, a poco più di 20 anni era Presidente dell'ospedale di Pontedera. E poi babbo è stato riconosciuto tanto nel 66 per l'alluvione, ha fatto tantissimo, era il ponte che legava la proprietà della Piaggio a tutti i dipendenti, a tutta Pontedera. È già aperto e lo resterà fino al 12 novembre prossimo il bando per il premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, che certo può rappresentare un bel incentivo, un grande volano per tante imprese innovative toscane. La presentazione c'è stata qui. Questo bando è un fiore all'occhiello dell'impegno del Consiglio regionale. Ma è una di quelle iniziative di cui vado orgoglioso, non perché ormai 7 anni fa sia stato uno dei promotori, ma perché penso che si manda un grande messaggio a chi cerca di scommettere sul futuro. Le istituzioni ci sono al fianco di chi vuole costruire innovazione, di chi vuole costruire imprese che sanno affrontare i mercati del presente e del domani. Abbiamo deciso ormai da qualche anno di tornare a dare il nome al premio Innovazione, premio Vespucci, perché ricordiamo un grande toscano che ci ha insegnato che bisogna sempre cercare territori inesplorati, bisogna avere la capacità di trovare strade nuove per costruire un futuro migliore. Adesso sono 4 le sezioni, oltre alle tradizionali start-up innovative, ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile, e brevetti, c'è la nuova sezione innovazione e sostenibilità sociale, confermato anche il premio speciale giovani. Possono partecipare fino al 12 novembre, aperto il bando, imprese e start-up innovative e spin-off accademici. L'edizione di quest'anno noi crediamo che possa ancora far crescere questa iniziativa e quindi il premio, anche per la scelta convinta di Confindustria Toscana e del Consiglio regionale di puntare su un tema che oggi incrocia una delle principali sfide che stanno affrontando le imprese nell'attuale contesto socio-economico e geopolitico, che è la sfida della sostenibilità sociale. Abbiamo quindi dedicato la sezione speciale di questo premio proprio al tema dell'innovazione dedicata alla sostenibilità sociale. Andremo a premiare imprese e start-up innovative e anche spin-off accademici che si sono distinti su questo tema, che applicano nelle loro realtà i principi ESG e che quindi mettono al primo posto anche i temi che sono la valorizzazione delle diversità, dell'inclusione in azienda, il benessere e la salute dei propri dipendenti. Il premio è promosso dal Consiglio regionale e da Confindustria Toscana ed è organizzato da Digital Innovation Hub della stessa Confindustria. La partnership con l'associazione di categoria si è rafforzata nel tempo. È la 7ª edizione. Siamo confortati anche dai risultati delle edizioni precedenti, con grande partecipazione. In modo particolare siamo felici che possano nascere start-up innovative che poi piano piano possono diventare anche imprese, e anche questo è una parte dello scopo, oltre che creare innovazione all'interno delle aziende. Quest'anno il tema è ESG e quindi molto importante, è un tema che dobbiamo tutti portare avanti, perché dobbiamo andare in quella direzione. Ci auguriamo che ci siano tante presenze come in passato e progetti importanti, perché siamo convinti che i talenti fanno crescere l'economia della nostra regione. La giuria che valuterà i progetti, con premi da 5.000 a 15.000 euro per ogni sezione, è presieduta da Paola Castellacci, manager di grande esperienza e autorevolezza nel settore dell'innovazione. Ma le chiediamo, c'è dinamismo su questo fronte nella nostra regione?
Sicuramente sì, io sono sempre stupita di quanto ci siano aziende di tutte le dimensioni, quindi dalle start-up alle aziende più grandi che stanno lavorando su temi di frontiera, su progetti anche internazionali, e quindi penso che anche questa edizione sarà una bella sfida e invito appunto tante imprese a partecipare per condividere lo stato dell'innovazione della nostra regione. Dal futuro, che però è già presente in qualche modo, a quella che è la ricchezza tradizionale della Toscana e che la rende unica nel mondo, il suo territorio, le sue prelibatezze, come il marrone, la castagna DOP di Caprese Michelangelo, che è in provincia di Arezzo. Questi sono i due weekend della festa. È un'occasione per il paese, diciamo, che tradizionalmente racchiude diverse tipologie di eventi, quindi dagli stand dove si potranno gustare appunto i prodotti a base di castagne, di marrone DOP, a quelli che poi sono gli eventi anche più, diciamo, prettamente culturali, che si terranno principalmente in quella che, diciamo, il fulcro del paese, del nostro territorio, che è il castello che ospita il Museo Casa Natale di Michelangelo. Format è questo: da 54 anni, abbiamo una festa che racchiude in sé molti eventi culturali, sportivi, enogastronomici. Aggiungo un evento molto importante della nostra polisportiva, che è partner principale dell'organizzazione, che è il Brescia Bike, una passeggiata tra i boschi di Caprese con le biciclette, con le mountain bike, e aggiungo un'area mercato molto interessante fatta di prodotti enogastronomici del territorio. Ma come sta andando in generale la stagione delle castagne quest'anno? La siccità ci ha fatto sicuramente del male, perché vediamo che la castagna, il marrone, non è pieno, è leggermente vuoto. Da noi si dice che gli manca proprio la sostanza perché non ha avuto acqua. Quindi vedremo un attimino quello che potrà succedere. Il presidente del Consiglio regionale sottolinea un aspetto interessante di queste tradizioni paesane, definiamole così. È assolutamente un senso di comunità. Io ricordo quando da ragazzino nel mio piccolo paese era il tempo della raccolta delle castagne, si trovavano le famiglie tutte insieme e poi gruppi di famiglie si ritrovavano e facevano festa, e giorni di festa ma anche giorni di lavoro e di impegno, perché la natura va rispettata, va sostenuta, va coltivata, altrimenti tutto questo non sarebbe possibile. Prima festa medievale invece a Pontasserchio, nel comune di San Giuliano Terme, proprio in questo weekend, sabato 19, anche in questo caso la presentazione c'è stata a Palazzo del Pegaso, la sede del Consiglio regionale, un ampio servizio, l'abbiamo trasmesso nei nostri telegiornali. Concludiamo anche oggi con le immagini di una mostra, è Pinocchio in viaggio ai cerchi della vita dell'artista scrittrice Manola Caribotti, che si definisce massese di origine e montignosina di adozione. La mostra è visitabile fino al 26 ottobre nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso a Firenze. In fondo, quella di Pinocchio, è stato sottolineato, non è solo una favola per bambini. Noi ci ritroviamo con Regionando venerdì prossimo 25 ottobre, sempre alle 21:10, ancora dopo il TG della sera di Telegranducato.